Buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi sono qui con noi ospiti in redazione gli Zero Saluto. Ciao, Ciao, ciao a tutti. benvenuti. Allora, Matteo e Thomas sono qui perché trascorreranno il weekend insieme alla vincitrice, del concorso Un'estate da cartolina della stampa.it. Quindi passerete questi 2 giorni in città. Dunque, inizierei subito facendovi le domande che sono arrivate dai nostri lettori, che sono moltissime. E voi avete scritto il vostro quarto album, che è Perdermi, avete fatto un tour in giro per l'Italia, è andato molto bene. Quello che in molti ci chiedono è: adesso state lavorando già a qualcosa? Quali sono i vostri progetti? Quali sono i nostri progetti? Allora, stiamo già lavorando a delle Sì. cose, ma perché le canzoni magari nascono così a sorpresa e anche se hai finito da poco un disco ti ritrovi a scrivere, perché fondamentalmente è uno sfogo che noi abbiamo. Anzi, devo dire, è un bel periodo di sfogo, quindi siamo super produttivi. Sì, è che non c'è mai un calo, non è che a un certo punto dici ok, adesso è il momento di scrivere un disco. Le canzoni, grazie a Dio, ancora escono quando devono uscire, non sai mai quando, non è programmabile, non puoi metterle in agenda, non so come dirti. E quindi, però devo dire, c'ha ragione lui, è un periodo che non vivevamo da tantissimo tempo, un periodo ispirato, mettiamola così, ci escono facilmente le canzoni. Ecco, vi chiedo io, ci sarà però qualcosa che vi ispira di più, non so, delle persone che incontrate, un paesaggio, qualcosa? Ma guarda, io sono appena tornato proprio ieri a Roma da un viaggio di 3 settimane in giro per la Francia e la Spagna in macchina. Mi ha fatto Da chissà, solo. da solo in realtà. Ero andato a cercare degli amici che vivevano a Barcellona e a Valencia, però poi ho passato la maggior parte del tempo poi da solo e ho fatto questi 5.732 km, mi sono segnato proprio. E devo dire che in effetti viaggiare ti ispira molto, cioè ti apre un sacco di finestre sul mondo, ma pure tante, insomma. Sì, più che ispirare, secondo me, viaggiando hai la possibilità straordinaria veramente di non pensare alla tua quotidianità solita, alla routine, che tra Forse l'altro anche quella è una pensarci fonte di sotto un altro punto di ispirazione. vista, no? In Esattamente, maniera diversa. assolutamente. Io partirò a breve, volevo dirlo, cioè partirò anch'io, però io andrò in India. Ah, Andrò in India, sì, bellissimo. farò questo viaggio mistico, lo unirò a un viaggio negli Stati Uniti, così tanto per creare un Quello penso di venire. cortocircuito. Vieni? Bene. Sì. Ah, bene, Ho benissimo. scoperto oggi che Thomas verrà Ah, con me negli come Stati Uniti. no? Bene. Va No, no. bene, meglio tardi che mai, È perché molto altrimenti. telegiornale questa postazione, Sì, è vero? fighissimo. Buonasera, Poi tu stai benvenuti. anche al centro, Esatto, quindi abbiamo qui due nostri proprio ospiti, Thomas. protagonista. Infatti volevo stare io al centro, però Infatti, non mi hanno dato la possibilità. possiamo Possiamo stringerci fare un adesso cambio se vuoi, che. no? Io mi No, no, stiamo sposto. così che poi. Allora, moltissime domande su Sanremo. In questi giorni c'è il Giustamente. festival, Giustamente. giustamente, ne sono arrivate moltissime. Allora, per esempio, Simona ci chiede quali sono i vostri preferiti di quest'anno. È tosta, è Allora, dura. umanamente, no, perché poi ci sono tante che conosciamo, però è una figata, Sanremo a me piace un sacco e ammetto che averlo fatto un paio di volte è stato bellissimo, terrorizzante e lo rifarei, ma comunque sono anche un grande fan dello spettatore, cioè come spettatore io amo essere uno spettatore di Sanremo, cioè mi piace il momento di ascoltiamo tutte le canzoni, come sono. Ah, poi devo dire, non, ho scoperto nel tempo di non essere un grande ascoltatore, nel senso non riesco a dare un giudizio al primo impatto, proprio non capisco niente. Le canzoni all'inizio mi sembrano schifo, poi magari dopo 2 giorni mi fanno impazzire. Ho scoperto di non avere un grande orecchio per il primo ascolto. Però piano piano mi sta piacendo quella di Noemi, di Arisa. Ce ne sono. Non so se ce n'è una che non mi piace proprio. No, io ce n'ho, alcune non mi piacciono, le Tu ce dirò. l'hai. Non le dirò. Se ce devi dirla. No, non lo Sì, dirò, non lo dirò, perché è di cattivissimo non voglio gusto. essere Ma cattivo. no, è di cattivo gusto e basta. No, vabbè, Però. ok, non mi piace. Ok, no, ce l'ho anch'io qualcosa che non mi piace. Beh, però. Però comunque, devo dire, sono un fan di Sanremo in sé, quindi mi piace sempre. Cioè. Come Sì. spettacolo Sì, proprio. diciamo che per quanto mi riguarda non so, è insostituibile. Cioè, arrivato a questo periodo dell'anno, l'ho sempre visto. Quando abbiamo partecipato è stata un'emozione devastante sotto tutti i punti di vista, anche perché decisamente violenta, emotivamente violenta. È una delle cose più
più devastanti che ti possa capitare quando fai il musicista o fai il cantante. È inevitabile, non c'è niente da fare. Puoi andare su tutti i palchi dell'universo, quando arrivi sul palco dell'Ariston, è veramente. Ti senti per la prima volta cantante, no? La classica cosa, cioè mia madre ha capito che facevo musica davvero quando mi ha quando visto al sei Festival di salito là, Sanremo. nonostante avessi Inevitabilmente. fatto un sacco di cose. Comunque, Noemi, a me piace molto Noemi, Nina Zilli anche tanto, e mi piace la canzone di Dalla e per Davide Carone. Mi piace. Tanto. Proprio Nina Anch'io Zilli, concordo a me su Nina Zilli proprio mi piace, mi piace al di là anche al di là al di là della sì, canzone, sono innamorato di te, Nina, te lo volevo dire. No, ho detto prima io, tra l'altro. Vabbè, siamo innamorati di te, Nina. Una dichiarazione d'amore qua in diretta, Sì. benissimo. Però Sanremo non è solo musica, ma è anche molte polemiche, soprattutto quest'anno. Francesca, per esempio, ci dice, cioè vi chiede. Secondo voi, che siete dei musicisti, il festival, che dovrebbe essere prima di tutto una competizione canora, riesce anche a far prevalere la musica sul gossip, politica e tutto ciò che comporta? Insomma, quest'anno, Quest'anno è qualche stato un po'. artista ha detto, insomma, la musica passa in secondo piano, Posso c'è dire, si dice tutti gli Celentano. anni, tutti gli Sì, anni, tutti gli anni quest'anno è si trova una Celentano, quest'anno è polemica, Celentano, sì. effettivamente il passaggio di Celentano, secondo me, è stato un passaggio eccessivamente lungo, ma mica, al di là non entro nel dettaglio dei contenuti, questa sarebbe proprio fonte di un'altra giornata, ma al di là di quello, 50 minuti dedicati a Sì. quel momento sicuramente va a svilire un po' la No, competizione, però potrebbe. tanto succede ogni anno succede questa cosa qui. Sì, una Se volta non si magari dà come importanza troppo alla musica, comico. tanto è così, si sa. Sanremo è molta musica e devo dire è l'unico programma rimasto in Italia dove veramente tutta l'Italia per Penso di 10 giorni si ferma e capire. Così. parla di musica come quando c'è il mondiale di calcio. Per un mese di tempo tutti quanti diventiamo CT della nazionale, che formazione metteresti, eccetera, eccetera. Grazie a Dio Sanremo regala una finestra sulla musica fondamentale, una Siamo tutti, vetrina tanto intanto straordinaria. ci trasformiamo tutti in giudici. Questa Sì. Ma canzone non mi trasmette. Durante quello è l'anno c'è gente che divertente. non ascolta mai la musica, invece tutto a tratto. Diventiamo No, devo commissari tecnici dire. della musica, tutti Esattamente. quanti, E è vero, comunque sì. poi alla fine, tolto il primo giorno, dove tra l'altro è normale che ci sia anche un po' di confusione tecnica, gli altri giorni erano molto dedicati alla musica. Nel Sì. senso, tranne togli Celentano, poi alla fine. Forse Luca Paolo pure all'inizio non mi aspettavo così lungo, quindi poi un Celentano che staccava del tutto, cioè divideva nettamente lo spettacolo in due, tu ti scordavi di Sanremo, però poi negli altri giorni invece è stata musica, 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 cioè pure troppa Mai troppa. a un certo punto. Mai troppo, è vero, Secondo me sono mai troppa. d'accordo. E quindi molti, per esempio anche un'altra Simona, ci chiede se partecipereste di nuovo, tu hai già detto Sì, di sì. assolutamente. La casualità è stata. Noi, tra l'altro, siamo andati 2 anni consecutivi, quindi siamo andati nel 2006 e Nel nel 2007. 2007. Nel 2007. Dopodiché, poi non c'è stata mai la coincidenza delle tempistiche, non so come dire, perché poi è strano, nel senso che uno non è che confeziona una canzone per Sanremo, almeno noi non abbiamo mai scritto una canzone Normalmente si per va a Sanremo. Sanremo, normalmente poi noi abbiamo fatto il contrario, però Sì. da Sanremo sei pronto a uscire con un disco, nel senso c'è un momento di silenzio dove scrivi e poi arrivi e ti promuovi con un disco e con Sanremo. Se tu, noi siamo usciti D'estate, d'estate, quest'estate. Ma sì, sicuramente. Poi non avevamo una se vuoi puoi trovare una canzone scusa, fai una canzone, la rimetti in un disco, che. però Sì. non No, si era il fa tanto momento. anche quella cosa lì. Molti invece ci chiedono delle altre vostre passioni. Sappiamo che tu scrivi, tu invece, Thomas, che. Beh, non scrivo. Cucina, cucina e Cucino, alleva cucino. gatti, così. Cucini. Sì, allora Faccio guarda, c'era una fotografie, no, domanda. cucino. Sul cibo, se preferite, che cibo preferite? Dolce, salato? Ci chiedeva una Io senza dubbio ragazza. salato. Sì, pure io Io salato. senza dubbio Però poi salato. sono momenti No, di. però una cosa sulle passioni è importante, cioè la straordinarietà delle passioni che escono fuori dalla musica sono in realtà poi cibo per le canzoni in qualche modo, insomma, almeno per quanto mi riguarda scrivere non in forma di musica, ma scrivere altro. Oltre che essere un allenamento straordinario alla scrittura, alla quotidianità, quindi all'approccio alla scrittura quotidiana, ti dà anche la possibilità di raccontare molto di più. Quando scrivi e non scrivi in forma di canzone, hai la possibilità di raccontare, entrare più nel dettaglio di tante cose. Quella cosa lì però poi ti fa focalizzare cose fondamentali da raccontare poi in canzone, all'interno di una canzone. Quindi in realtà nel mio caso le passioni poi alla fine si ricollegano tutte quante alla stessa, che è la musica, che poi è la nostra, insomma, nostro amore. Sì, devo dire, passione e lavoro. Quando trasformi una passione in un lavoro rischi di Appesantirlo. appesantirla. E per questo abbiamo sempre fatto tante altre cose.
E per questo infatti la musica deve essere anche, deve avere i suoi tempi, altrimenti. Sì, diventa totalizzante, altrimenti sì. Lavoro, passione. Sì, no, poi non è più passione, no? Sì, è sì, un dovere. Cambia, diventa dovere dovere e ti ci attorcigli intorno, perdi lucidità proprio nel farla, perdi anche il divertimento di farla, e quello è terribile. Sì, perché? Sì. Allora, Giulia M invece ci chiede, a proposito appunto di comunque musica, arti, qual è il vostro rapporto con le arti? Con le arti, sì, in con generale. Le arti in generale, ah, io sono quindi non solo musica, ah, ma no, anche guarda, pittura, siamo malati, cinema. Siamo assolutamente appassionati. Siamo malati, vabbè, escludendo il cinema, che sono un onnivoro, sì. Cioè, purtroppo soffro di insonnia, cioè soffro di insonnia per colpa della mia passione per il cinema, ma vedo qualsiasi cosa e soprattutto non, di notte non mi addormento se non vedo almeno, cioè, comunque un film lo metto, quindi ho visto tutto. Allora dimmi l'ultimo film che ti è piaciuto, che ma adesso, adesso sto in una fase che quella è molto utile per addormentarsi in realtà. Sono in una serie TV che mi sta proprio togliendo l'esistenza. Ed è Misfits, la seconda stagione, che mi ero perso. Allora, ovviamente ieri per esempio l'ho vista tutti e 6 episodi in una notte. È stata un'idea geniale, addormentarsi alle 5. Ecco. Fantastico, ecco. Straordinario. Io sono addormentato molto più tardi. Bravo, tanto. Complimenti, veramente straordinario. Ma si vede tanto, cioè, tanto ci vedono in faccia, cioè, quindi si però vede. Siamo venuti qui in treno, ho dormito almeno 4 ore di ci sei preso. Però siamo grandissimi appassionati d'arte contemporanea, sì. Nello specifico. Tutto il mondo degli artisti, insomma, dall'urban art alla pop art, alla nuova pop art, al pop surrealism, e quindi siamo collezionisti anche di... Sì, io recentemente che sono stato un po' appunto in questo mio viaggio, un po' di musei di arte contemporanea, mi rendo conto di non capirla tutta a pieno. Meno male, anche. Mentre questo filone che abbiamo scoperto, che un po' è figlio anche del nostro passato, no? Di street art, quindi pop, poi si è trasformata, evoluta. Sono stato in alcuni musei dove stavo comunque così, come dicevo, io non capisco bene, però è sempre interessante. Sì, comunque. Ti stupisce, finché ti stupisce. L'importante è quello. Allora, volevo fare un'altra domanda, questa di Valeria, che ci chiede: ci sono canzoni che avete scritto e che poi alla fine avete deciso di non inserire nei vostri album? Se sì, se vi siete pentiti di non averlo fatto? O meglio, vi sentite legati a una di queste in particolare? No, non ci è mai capitato. Non ci è mai capitato, cioè è capitato di non mettere delle canzoni dentro, ma mai di soffrire per questo motivo. La cosa divertente è che quando ci mettiamo a fare dei dischi, poi appunto proprio perché non è che scegli di fare un disco e c'è una regola fissa, o arrivi magari che dici vabbè, quante ne abbiamo fatte in questo disco, siamo arrivati alla fine, abbiamo detto tutto, sono 9, cioè, ho poco, facciamone un'altra. Allora magari quell'ultima viene incredibile perché l'hai fatta proprio così di getto, oppure c'è sempre il tentativo di ficcare nei dischi una canzone, sempre la stessa, che avevamo scritto tantissimi anni fa, sì. Che ci convince sempre. Sono 10 anni che cerchiamo di mettere dentro disco una, prima o poi la faremo uscire, così. Cioè. Così, solo lei c'è un singolo. Canzone che ci perseguita. Ci persegue, è vero. Rimettiamo, proviamola, risuoniamo. È vero, cioè. No, ma alla fine no. Però c'è sempre questa canzone. Cioè. Quindi come scegliete poi alla fine la musica che va a comporre? Ma solitamente una canzone muore prima di essere finita, sì. Se non ci se piace. Sopravvive. Se sopravvive vuol dire che... Quindi fate una sorta di Sanremo. Sì, no. In linea di massima una canzone appena l'hai scritta capisci se ti emoziona, se ti arriva qualcosa. Molte canzoni nascono a volte fingi, cioè nel senso poi noi lavoriamo in quattro insieme anche a altri due ragazzi, Enrico Sognato e Danilo Pao, insomma... Lo capisci immediatamente se stai mentendo, cioè se ci stiamo mentendo, sì, no. Tra di noi. Allora oggi finiamo la canzone. Guarda, una cosa che io avrei sempre se voluto non c'è fare, entusiasmo muore. Avrei sempre voluto fare, ma non sono mai riuscito. Alcuni altri colleghi. Si chiamano colleghi. Così, no, strano. Colleghi, vabbè, si chiamano. A volte mi raccontano, ho finito il disco. Sì, ma quante canzoni hai scritto? 100. 100. 100 canzoni, ne ho scelte 25. Wow! E da lì scriverò a 12. Sì, da lì scriverò a 20 comunque. E noi invece ne scriviamo tipo 10. E sì. Non è che ne facciamo 11. No, capita magari. Ma e mezzo, sì. E poi dici, vabbè, dai, finiamo. Però abbiamo un sacco di canzoni iniziate o scritte, mai finite. Sì, 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 sì. E non vi dispiace questo? Da non morire. Finire la no, canzone? Perché, no, perché se non finisce vuol dire che non era scattato. Cioè, sì. Inizia e poi dici no.
un peccato, però, se posso dirlo, no? Sì, no, no, ma non va perché non andava, cioè non era bello. Sì, certo, no, vabbè, però... Devo fare un disco di tutti gli scarti. Perché? Potrebbe essere un'idea. Pensa all'umiliazione di tutti gli altri. Magari scopriamo di sì, che cazzo, disco perfetto! A noi faceva cagare. Allora, Giulia, invece, vi chiede questo. Cosa vuol dire per voi la parola amore? E credete ancora nell'amore, vero? Beh, io ho grande fede nell'amore vero, che non sto vivendo in questo, cioè non vivo da tanto, devo dirti la verità. Quindi vorresti innamorarti? Ma chi non vorrebbe? Tu sei innamorata? Io sono innamorata, però è impegnativo. È molto impegnativo, ma l'impegno nel momento in cui c'è l'amore è come una passione. È un secondo lavoro, È un secondo lavoro. Sì. Quindi? Quindi io l'aspetto, attendo, sì, cioè, sono qui. Ci sono tante fan pronte. Sì, ma lì è una cosa, il problema non è... Non è una cosa che puoi prendere un foglio di carta e dire ok, allora adesso fai il progettino sull'amore, non si può fare. A un certo punto arriverà quella schicchera, mi è capitata e quindi so più o meno com'è il meccanismo, mi è capitata, grazie a Dio, anche diverse volte la vivo come un grande regalo. Diverse volte, sì. Beh, due o tre mi è capitato, Thomas. Forse capitato. Due o tre, sì. Ho capito, non è che sono pochi. Due o tre volte mi è capitato veramente. Due o tre volte, già. Di essere, sì, oggettivamente innamorato. Due di queste avevo avuto 16 anni, e poi 16. No. Allora non vale un po' di meno a 16 vero, anni. Fino a 20, no. Fino a, diciamo che fine 25 anni io ho provato proprio, insomma, dei sentimenti veramente molto forti. Farti un calcolo. Poi sono andato a sfumare. Ha ragione un po' Thomas, allora. Tu invece? No, io sono io sono già ride. Terribilmente romantico e questo in realtà non mi fa mai vivere bene l'amore, nel senso magari me lo vivo con grande intensità, poi magari invece mi ero illuso, oppure magari finisce di botto. La verità è che non riesco mai a trovare la donna giusta. Non è facile, forse. Non è che è un problema solo tuo questo. Cioè, non è un problema comune, sì, dice. Sì, ma ragazzi, l'amore è banalissimo. Cioè, c'ha 5-6 regole. L'amore è banalissimo nelle regole, il problema è incontrarlo. Quali sono le regole no, dell'amore? No, nel senso è banalissimo. Se dai questa risposta, dai, Thomas, vuoi saperle? Le 5 regole di Thomas dell'amore. Sto dicendo che le regole, alla fine, cioè il gioco è facilissimo, è molto semplice. Sì, è molto... Tutti ci arrovegliamo per cercare in mezzo a 5-6 elementi di capire... No? Forse ci pensiamo troppo, no? Ah, io senza dubbio. Perché? Io senza dubbio. Io non faccio altro che pensare a quello e quindi, boh, non lo so. Ci penso costantemente. Ragionare troppo, poi a volte sulle cose non è... Ho proprio questa predisposizione. Sì. Oppure ed è deleteria, non lo fate. Aspettarlo, cioè, come fosse... No, adesso quindi... arriverà, rivediamo se è lei. No, non lo è. Così già parti prevenuto, cioè distruggi tutto. Cioè, uno dovrebbe fate non come pensarci. Esatto. Non pensarci. Annina invece vi chiede, come vi immaginate tra 20 anni? Il rapporto coi fan rimarrà sempre uguale? Sarà un rapporto, non so, più adulto, più decisamente più maturo. Io ricordo a tutti quanti che fra 20 anni io avrò, non so, avrò superato il mezzo secolo. E questa anch'io. Cosa anch'io, tutti quanti. Sì, mezzo secolo. E quindi, insomma, non so. La speranza è di non diventare ridicoli, ecco, questo è importantissimo. Insomma, di invecchiare umanamente, lui si sì, no, invecchiare bene, ecco, mettiamo, è una cosa a cui tengo moltissimo. Sì. E tra l'altro non mi spaventa per niente, nonostante non si sempre paura della mia età, e sono un malinconico della mia adolescenza. Ma perché mi affascina la saggezza pure. Quella è... Ecco, perché siamo una generazione di trentenni qua, sì, no? Sì. Ci hanno chiamato in tanti modi, bamboccioni, sì, eccetera, eccetera. Noi cosa rispondiamo? Noi rispondiamo che se ci danno a tutti quanti quelli che si sentono bamboccioni un bel assegno mensile con una cifra con cui si può sopravvivere, neanche vivere, sicuramente, insomma, ci sarebbero molti meno bamboccioni in giro per l'Italia. Il problema è che dare una definizione del genere senza pensare al contesto sociale nel quale viviamo è abbastanza superficiale, quindi io proprio non risponderei, cioè, perché è talmente ovvia la risposta. Tu paura di invecchiare invece? Come ti vedi tra... Ah, sicuramente sì. Senza capelli. Senza capelli. cose terribili. No, ma guarda, non tanto di invecchiare. Non tanto su di me, ma su quello che mi circonderà. E su quello lì, su tutte le cose collaterali. Sul lavoro, sul mantenere una vita che ti piace. Questo è quello lì che vorrei... Io vi chiedo invece, paura di scomparire dal punto di vista musicale? No, anzi. Non mi... Ho paura di perdere la passione, quella esatto. È una cosa che... Quella è la vera paura, il problema tra l'altro
almeno per quanto ci riguarda, insomma, non so, almeno intimamente la vivo così, ogni volta che finisci di fare un disco, il tentativo è proprio sparire e far dimenticare il più possibile tutto quello che hai fatto. Ed è necessario, tra l'altro, scrollarsi di dosso il pensiero del sentirsi artisti, perché sennò è veramente complesso continuare a cercare di essere onesti, soprattutto quando ti metti a scrivere. Ed è anche un. Perché tra l'altro poi nel momento in cui ricominci, hai finito un disco, ricominci ad andare in tour e diventa mostruosamente emozionante ricominciare e rendersi conto in realtà che molti non si sono scordati di te, quindi scopri anche l'importanza di scrivere canzoni che durano nel tempo, che è una sensazione incredibile, è la cosa più bella in assoluto, cioè sapere e avere la consapevolezza che ci sono alcune canzoni che fanno parte di alcune vite. E questo raccordo è incredibile. Tempo. E con la geografia, cioè le persone, sì. Quando viaggi un sacco ti accorgi che lontanissime sono persone che nel tempo sono legate a te attraverso la canzone nella loro vita, è una magia strana, è affascinante. È una bella sensazione. Sì, indescrivibile. A proposito di geografia, tour, in molti ci chiedono se avete già programmato un prossimo tour, le date italiane. Io cercherò di dirlo con la massima onestà. Non lo so, non lo sappiamo. Non lo sappiamo, ma per il semplice motivo che, come abbiamo detto fino adesso, la priorità nostra adesso è cercare di scrivere delle canzoni, cosa che stiamo cercando di fare. Sicuramente, insomma, ora vedremo, ma sicuramente comunicheremo tutto il più possibile se decideremo poi di fare un tour quest'estate. Sicuramente io vorrei farlo, mi vorrei divertire e quindi inventarmi qualcosa di diverso. Sì. Voglio dire, gli ultimi anni abbiamo fatto dei tour molto belli e molto musicali. Vorrei che rimanesse così. Però vorrei fare del cabaret adesso. No, vorrei anche inventarmi una cosa un po' diversa, sì, anche sì. Per trovare uno stimolo. Per esempio, Consuelo, che è una vostra fan, ci chiede in America Latina, tour in America Latina, vi piacerebbe? Ma certo, assolutamente, ecco, una delle promesse che ci siamo fatti in questa fase dove stiamo scrivendo le canzoni nuove è anche quella di finalmente dedicare un po' di tempo al disco per far uscire in Sud America e in Spagna, sì. Che è una cosa a cui teniamo tantissimo. Sì, diverse domande erano sulle canzoni, pensate di poi tradurle in spagnolo. Lo stiamo facendo. Siamo a metà percorso. Stiamo avvalendo la collaborazione di una donna straordinaria. Si chiama Mila. Mila, che traduce un po' per, diciamo, tanti. Cioè, è lei la traduttrice ufficiale di chi esce magari nel mondo Spagna e Sud America. E quindi devo dire, bravissima, mi stupisce, perché noi facciamo una musica un po' diversa dalle normali Laura Pausini, facciamo sempre, lei fa Pausini e è una canzone, noi facciamo anche un po' rap, lei riesce, qualche volta me la immagino, lei che cerca di rappare in spagnolo. No, esiste un pezzo, perché a volte ovviamente la traduzione il gioco con le parole ti fa percepire il senso del brano. Certo. E quando lo traduci non devi tradurre semplicemente le parole. Deve esserci anche una rima. Ci deve essere da una parte la rima, da una parte rimanere il senso. È difficilissimo. È un casino, io non so come fa. Neanche io. Simona invece vi chiede se vi siete mai messi nei panni di produttori e se vi piacerebbe produrre un disco o promuovere comunque un giovane artista. Beh, l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto. In realtà, prima di fare i nostri dischi abbiamo prodotto i dischi di altri. Cose, insomma, decisamente underground. Sì. Con un rapper che noi adoriamo, si chiama Chef Ragù, che continuiamo tra l'altro a, non in questo caso a produrre, ma a pubblicargli, sì, abbiamo pubblicato il suo ultimo disco. Poi abbiamo un progetto collaterale che segue più Danilo Pao, che collabora con noi insieme a Erika Salastani, che canta con noi sul palco, e durante il tour tra l'altro c'è anche un momento dedicato al suo progetto musicale, si chiama Deserto Rosso. Uh-huh. E quindi sì, lo faremo, ma lo faremo sempre di più tra l'altro, perché è una modalità, un approccio alla musica diverso ma affascinante, per cose diverse, sì. Ma molto affascinante. Cioè, noi abbiamo comunque un'etichetta e con questa etichetta facciamo uscire il più possibile artisti che magari arrivano da noi, che conosciamo, sicuramente sono amici. Mi piace l'idea di... ho sempre avuto l'idea di dover concretizzare le idee musicali, cioè molti artisti che conosco poi alla fine non fanno uscire le cose perché dice sì, però magari si fanno prendere dei dubbi, eppure far uscire un disco in qualche modo imprime nel tempo quello che tu hai fatto, sì. Altrimenti no. E questo piccolo dettaglio fa sì che io conosco appunto tantissime persone che hanno dischi nel cassetto che non usciranno mai e che forse ormai si sono invecchiati, e a questo punto potevi farli uscire, almeno era una parte della tua storia. Davvero,
quindi io sono sempre pro pubblicazione. Nonostante siamo, secondo me, al periodo più buio della musica da un punto di vista di mercato, da un certo punto di vista, questo secondo me è il momento in realtà dove bisogna investire di più sulla musica. Lo so, è una follia, perché è abbastanza marketing. Folle. Però è credo che sia invece un pensiero abbastanza rivoluzionario, cioè credo che proprio in questo momento in cui è difficile far uscire nuovi progetti musicali che non passino attraverso il mondo talent, per esempio, credo che sia invece una cosa buona da fare, sì. Quindi lo faremo sempre più. Ecco, hai parlato di talent show, volevo chiedervi cosa ne pensate. Io sono fan totale, cioè sì, io sono un fan di X Factor in modo... Quest'anno poi mi è piaciuto tantissimo, sì. Gli altri anni devo dire non lo vedevo. In granché quest'anno era proprio incollato, sì, perché sì, era fatto proprio sono bene. Sono divertenti, sono... Sì. Non lo so, sono decisamente piacevoli. Cioè, da una parte... A me piace la gara, piace la gara che viene vista là, la carriera musicale che poi arriverà dopo, quello dipende dall'artista, dalle persone... Alcuni, devo dire, sono riusciti a creare una carriera... Assolutamente. Una buona carriera, cioè, ci stanno lavorando. Devo dire, il concetto di ogni anno ne arriva uno nuovo che scalcia l'altro è quello che un po' preoccupa tutti, sì. E poi l'abbiamo visto, no? Il nuovo vincitore, il vecchio chi se ne frega. C'è molta concorrenza comunque. Beh, però se vediamo Sanremo di quest'anno, insomma, Noemi è arrivata da un talent, Emma è arrivata da un talent, sì. Davide Carone è arrivata da un talent. Però non sono gli ultimi. Qualcuno? No. Però non sono gli ultimi usciti, sono comunque... Però insomma, è una grandissima possibilità. Secondo qualcuno è una scorciatoia invece, voi non la pensate così? Beh, sicuramente così? In qualche modo sì. Cioè, però, ci sono tante, però penso che tanti ti vivi anche tutto che... in negativo. Dire, chi se ne frega? Cioè, nel senso, sarà pure una scorciatoia. Tu dici pur di arrivare? Ma non è una questione di pur di arrivare. C'è qualcuno, nel senso, io e Thomas non avremmo mai potuto partecipare a nessun talent, che non abbiamo proprio le caratteristiche vocali. Non la voce. Non abbiamo proprio le caratteristiche. Sono degli interpreti incredibili. Alcuni di questi ragazzi hanno degli strumenti musicali dentro di loro. E quindi si meritano il successo se poi lo sanno gestire, se poi hanno qualcosa da dire, qualcosa da comunicare. Ma io non la vivo come una scorciatoia. No, posso dire, ti metti in gioco, questo è un gioco. Tra l'altro, sì. Nel senso, se io fossi un grandissimo interprete e avessi 20 anni, forse lo farei. Proverei. Sì, anche io. Anche perché, tra l'altro, che non c'è nient'altro. Cioè, sì, c'è poco, si cioè, parla poco. Ovviamente, proverei anche tutti i mezzi secondari, YouTube. Ai tempi MySpace, però comunque vari meccanismi di internet, quelli sì, però perché no? Sì. Cioè. Hai parlato di internet, allora sì. Vi chiedo questo, se usate i social network, se vi piace navigare in rete e invece dal punto di vista musicale cosa pensate del copyright? È un argomento gigantesco. Vabbè, social network siamo presenti da tutte le parti. Devo dire che accuso l'età un po', devo dire la verità, perché mi rendo conto per esempio di non essere, cioè il mio rapporto con Facebook, Twitter, tutte queste cose qui c'è, ma insomma ogni tanto mi scordo, devo dire la verità, ma comunque poi ormai mi sono abituato. Non so se è una questione di età. Non lo so, però forse di indole. Può essere. Io non sono uno essere. Che ama aggiornare più di tanto. Per quanto riguarda il copyright, per quanto riguarda tutta la dimensione là, oggi come oggi, piano piano si arriverà sempre a un'organizzazione legata al diritto d'autore alla musica, insomma, che già si sta facendo sia attraverso YouTube, sia attraverso gli store online di musica. Quindi, insomma, la situazione. Paradossalmente, 5 anni fa si stava molto peggio di oggi dal punto di vista di organizzazione della rete nei confronti della musica. È un bel casino, eh? È un bel nel senso che internet ha rivoluzionato il mondo e se ci pensi proprio per la sua libertà di espressione, cioè tu puoi andare da tutte le parti, puoi trovare tutto e questa è la figata. Se tu lo limiti, prima di tutto non ci riuscirai, però non ha senso, cioè non è un controsenso. Purtroppo il problema è che mi rendo conto che l'unico problema è quello, come al solito. All'inizio si è cercato di combattere nel momento in cui la battaglia era inevitabilmente già persa dall'inizio, cioè ci saremmo dovuti arrivare a un'organizzazione come ci si sta arrivando adesso, ma ovviamente per necessità, molto prima. E quindi insomma molti progetti sarebbero potuti andare avanti invece di morire, perché ne sono morti tantissimi progetti musicali. Però la rete è anche una grande opportunità, perché comunque per promuovere, ad esempio, un giovane artista, YouTube, ci sono moltissimi cantanti. È assolutamente democratica. Sono le stesse possibilità tue, questa, tutti hanno... Ma non solo nella musica, la creatività esce fuori in modo dirompente grazie alla rete, ed è un mezzo straordinario.
cioè ormai fa parte di noi, fa parte di noi e basta. Che soddisfazione se magari sì. riesci attraverso magari internet da solo a avere dei risultati grandissimi. C'è gente che ci riesce. Ci sono tantissimi esempi. Allora, vi chiederei invece, Steffi Tommy dice, se non aveste fatto i cantanti, cosa avreste voluto fare? L'architetto. Oh! L'architetto, sì, mi piace proprio tanto. Di interni? Sì, vabbè, però avrei studiato architettura, poi, insomma, poi mi sarei dedicato al design, insomma, mi piace moltissimo, ho un rapporto quasi fisico con le case, cioè nel senso, è una mia perversione, proprio mi piace da morire, farei solo quello dalla mattina alla sera, lo faccio anche più o meno, però insomma, quando posso. Tu invece? Penso il fotografo, alla fine, che è una delle passioni che mi sto portando, anche se con la mia solita pigrizia. È molto bello. Sì, sarebbe un la fotografia mestiere. Sì, interessante. Va bene, direi che lo paraculo, posso dirti, però è stato geniale, perché passa a te, dai. Direi che possiamo concludere qui. Io vi ringrazio di essere stati con noi. È innamorata, l'ha detto, quindi no, perché sì, no, è già occupata, è innamorata. Mi spiace. Io ci speravo. Nina Zilli. Gli resta Nina Zilli, esatto. Tanto avete anche lanciato l'appello, insomma, direi che siamo a posto. Mi ho detto. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e l'appuntamento è alla prossima video chat. Grazie a tutti.